Allora, la comunità energetica rinnovabile è una possibilità che oggi si ha per i cittadini, per gli enti, per le imprese, per le associazioni, praticamente per tutti i soggetti tranne le grandi imprese e i player dell'energia, cioè l'Enel, insomma le grandi società che producono e distribuiscono energia. Tutti gli altri possono aderire in maniera libera, quindi chi ritiene di voler aderire, aderisce. La comunità energetica si organizza e i vantaggi che ha è che tanto ci sono degli incentivi. Più si produce e si consuma l'energia che la comunità produce dai propri impianti e più si ha l'incentivo, cioè l'incentivo è più importante, quindi, perché l'incentivo è sull'energia che resta all'interno della comunità energetica, quindi il vantaggio notevole è quello. E poi anche la stessa energia che magari è in eccesso e quindi va nella rete, perché bisogna sempre restare collegati all'attuale rete esterna, ecco, quella viene pagata a prezzo zonale orario. Energia che può essere destinata anche a scopi sociali, si è detto. Allora, la comunità energetica si organizza come ritiene, per esempio parte può anche decidere che parte diciamo degli introiti da parte del gestore dei servizi energetici possono essere utilizzati da parte per esempio di quei consumatori o comunque cittadini che aderiscono come tali per fare degli investimenti all'interno della comunità energetica, e questo è uno scopo sociale molto importante, insomma.